Ciao, io sono Giulio e oggi andremo avanti con il mio sito portfolio, curriculum, non so neanche come chiamarlo ancora. Vabbè, avete capito. Nello scorso episodio abbiamo iniziato a progettare l'intero sito, appunto dal punto di vista design e della struttura. Sono molto soddisfatto di come sta venendo. Camera l'ho anche ultimato e sistemato le ultime cose che andavano sistemate, dopo ve lo faccio vedere. E quindi oggi possiamo iniziare a creare il nostro sito vero e proprio. Sono molto contento, non vedo l'ora di pubblicarlo. Ah, e vi ricordo, come sempre, bla bla bla, che non sono un professionista, non lo faccio per lavoro, quindi non sono un esperto, non sono un granché a farlo, quindi non copiate quello che faccio, potrebbe essere completamente sbagliato o completamente giusto, non lo so. In tal caso vi ricordo, non sono un professionista, lo faccio solo per divertirmi. Ora possiamo iniziare. Allora ragazzi, eccoci qua, iniziamo subito. Dallo scorso episodio mi sono portato abbastanza avanti, infatti ho terminato completamente l'intera progettazione della pagina. Allora, qua all'inizio vi avevo detto che appunto volevo mettere una mia immagine, ne ho scattata una apposta per questo sito, non mi fa impazzire anche perché non sono di una bellezza assurda, però purtroppo ci accontentiamo. Magari in futuro ne sceglierò una migliore, per il momento lasciamo questa. Poi ho sistemato anche tutto l'intero sito, qua in basso, insomma, con tutte le varie scritte, che adesso vi mostro pian piano. Allora, per iniziare abbiamo appunto la sezione, in cui, tra virgolette, mi descrivo. C'è un breve testo, con sotto i link dei miei principali social, diciamo. Nel testo ho scritto un po' chi sono, cosa faccio, perché sono, però se notate ci sono diverse parole e scritte sottolineate e di colore diverso. Perché? Perché mentre facevo appunto questa cosa mi è venuta in mente un'idea strana per rendere appunto questo sito, che in realtà è molto molto semplice, un po' più interattivo e carino, diciamo. Infatti ho deciso che se passiamo il mouse sopra a, per esempio, a questa scritta a 17 anni, compare un pop-up con diverse informazioni. Quindi, per esempio, l'utente passa il mouse su 17 anni, qua sulla mia età, gli comparirà questo pop-up qua sopra la scritta che adesso facciamo così, ok? Dove gli mostra esattamente quando sono nato, quanto tempo fa sono nato, insomma, per rendere le cose un po' più carine e interattive, diciamo. La stessa cosa ho deciso di fare con la frase poco socievole, perché appunto sono poco socievole, quindi qui comparirà un piccolo pop-up, questo qua, con diverse mie, tra virgolette, statistiche, con diverse mie caratteristiche. Non lo so, così. Per gli altri due invece, cioè per la mia scuola, Istituto Tecnico Informatico e YouTube, cliccando rimanderanno alle sezioni qua in basso dove appunto spiegano meglio queste cose. Non penso di essermi spiegato. Vabbè, pazienza, capirete una volta che lo farò. Poi abbiamo la sezione istruzione, dove in realtà ho cambiato poco, ho semplicemente sistemato un po' le scritte, le icone qua delle bandiere che prima facevano un po' schifo, e niente, ora sono un po' più carine e sistemate. Poi le mie competenze, anche qui ho sistemato un po', ho eliminato le soft skill che avevo creato nello scorso episodio e ho aggiunto queste competenze generali, le ho cercate online e ho messo quelle che più mi ispiravano. Non lo so. Poi c'è la sezione miei progetti che appunto ho completato con tutte le varie immagini, scritte e vari link associati. E tra l'altro qua nella sezione del mio server e del mio bot ho inserito lo stesso scritto della prima sezione qua su Disco.js. Appunto passando il mouse comparirà un pop-up in cui spiegherà che cosa sia magari questo Disco.js, perché magari non tutti quelli che visiteranno questo sito sapranno effettivamente che cosa sia. Infine ho modificato qua sotto il footer, avevo detto che non mi piaceva tantissimo, non mi fa impazzire neanche così adesso, tra l'altro non è neanche centrato, vabbè, non è il massimo però non è neanche malissimo e quindi per ora diciamo che lo lasciamo così. E basta, ho fatto anche lo stesso design sia per tablet che per telefono, che ovviamente il sito sarà responsive, si adatterà ad ogni singolo schermo. Ci proverò almeno. E basta. E poi qua ho scritto diverse informazioni come i font usati, la dimensione dei font che poi andrò a utilizzare, la palette dei colori e bla bla bla. Cose inutili, ma che ho voluto segnare comunque. E basta. Questo è tutto. Sono abbastanza soddisfatto. Mi piace. Potevo fare cose migliori sicuramente, però è molto semplice e classico e mi piace molto. Niente, oggi appunto inizieremo a crearlo. Non vorrei metterci troppo. Direi che facciamo massimo massimo 3 puntate e poi lo voglio assolutamente finire e pubblicare, perché lo pubblicherò. E basta, direi che possiamo assolutamente iniziare. Iniziamo con creare una cartella e tutti i vari file classici. Allora, direi che per prima cosa possiamo iniziare a creare un file CSS. E iniziare appunto a creare diverse variabili con tutti questi valori, credo. Sì, facciamolo.
bene, ho creato tutte le varie variabili, tutte le variabili del colore, dei font, delle dimensioni dei font, che tra l'altro si modificano in base a dimensione dello schermo. Se lo schermo è minore di 770 pixel, allora uno schermo sarà, diciamo, un tablet e quindi le dimensioni saranno circa queste. Se invece è minore di 300 pixel, sarà un telefono e quindi le dimensioni saranno queste qua. Ottimo. Allora, direi che possiamo iniziare a creare le prime cose, a creare, diciamo, questa parte qua sopra. Basta. Direi di sì. Allora, per ora ho fatto questo, con la navbar qua sopra, il titolo e il sottotitolo, e nient'altro, non ho fatto nient'altro. Adesso non riesco più a continuare perché ho altro da fare, quindi ci vediamo domani. Ok, ci sono, possiamo continuare. Allora, ora metto l'immagine qua e poi inizio la parte qua di sotto. Direi di sì. Allora, ottimo, ho messo l'immagine che mi piace moltissimo. Ho fatto che si adatta abbastanza allo schermo, sono molto soddisfatto del risultato. A un certo punto, quando arriviamo alla dimensione circa di uno smartphone, diventa così, così è un po' più, a meno fastidio, diciamo, l'immagine. Poi una cosa che ho fatto è che questa parte qua sopra resta fissa, e mentre questa parte qui sotto, dove dopo andremo a inserire appunto tutto il contenuto della pagina, viene su in questo modo, ok? Che secondo me è molto più figo. Sono molto soddisfatto, sta venendo molto molto bene. Perfetto. Ovviamente ci sono delle piccolezze da sistemare, i responsi di alcune cose. Poi dopo queste cose le faccio off camera perché ci metterei tanto e il video diventa molto noioso. Perché già lo è. Ok, quindi ora mettiamo la freccettina qui, questa freccettina qua. E poi iniziamo a scrivere tutto il contenuto. Allora, ora dobbiamo fare questa linea qui, che sto pensando un po' come fare. Perché deve iniziare da sopra e finire fino a in fondo. Forse ho un'idea per renderla decente. Penso di sì. Perfetto, sì.
Direi che la mia idea ha funzionato. In realtà non è che sia proprio esattamente al centro questa cosa, infatti la odio. Però più o meno il concept è questo, ok? Direi cerco di sistemare questa cosa e poi per oggi può bastare. Ottimo, dai, sono molto soddisfatto di come sta venendo, mi piace moltissimo. Lo sto realizzando anche quasi completamente responsive, quindi ottimo. Ottimo, ottimo, sono molto molto contento. Ci vediamo nel prossimo episodio, continueremo a fare qual contenuto. Non ci dovremo mettere troppissimo, dai. Bello, bello, mi piace. Ok, dai, bene, sono molto soddisfatto di come sta venendo, non vedo veramente l'ora di pubblicarlo. Scrivetemi qui sotto nei commenti qualche suggerimento per migliorarlo, ne sarei molto felice. E niente, ci vediamo nel prossimo episodio in cui continueremo appunto a creare questo sito in HTML e CSS per poi magari tra un paio di episodi riuscire finalmente a pubblicarlo. Ok, io vi saluto. Se vi va, entrate nel mio server Discord, trovate il link in descrizione. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi ricordo di mettere like, commentare e iscrivervi. Noi ci vediamo nel prossimo video e ciao ciao!